Ciao a tutti ragazzi, nel vostro Luke oggi. Oggi non so che cosa faccio, vi lancio prima la sigla e poi vi dico cosa andrò a fare. A parte tutto ragazzi, dopo la sigla volevo dirvi appunto di cosa andremo a fare di questo giochino. Andiamo a fare appunto il walkthrough. Per chi non sa ragazzi, questo gioco Vampyr è uscito all'incirca una settimana fa e mi ha preso davvero molto, soprattutto perché pesa anche poco come gioco e non ci ho messo nulla per scaricarlo. A parte l'introduzione e questa musica inquietante, direi di andare avanti subito subito, prima che ci danno il copyright. Ok ragazzi, slot vuoto, nuova partita. E comunque ragazzi, i walkthrough sono abbastanza particolari, ossia ci sarà ben poco da tagliare e molto da editare però. Quindi ragazzi vi invito a lasciare tanti like, a commentare con il vostro pensiero e soprattutto a condividere il video. Ora vi lascio al filmato ragazzi perché le cazzine sono importanti per capire il gioco. One prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ragazzi, il video è stato davvero particolare. Vediamo un po' come andrà avanti. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Ok ragazzi, questo dovrebbe essere il protagonista. Vediamo un po' che succede perché si sarà appena svegliato. Pronto? Mi dica? Questa voce che non mi farà dormire stanotte. Adesso noi il controllo, raga, e dobbiamo seguire il sangue, credo. Perché, ragazzi, se non sbaglio, inizia con il fatto che lui non sa nemmeno di essere un vampiro. Poi non vi voglio spoilerare nulla, però mi pare che è così che inizia. Perché io, come voi, lo sto giocando per la prima volta, ragazzi, quindi non so che dirvi. Poi c'è una chiazza di sangue, e lì c'è qualcuno che forse dovremmo divorare. Attenzione, sete, tanta sete, è normale. Sei un vampiren, dobbiamo parlare. Vediamo un po' che succede. Mo la zanna, sono sicuro. Eccola. Diciamo che il morso non era tanto fisicamente fatto bene, però non roviniamo il momento e gustiamoci la scena. Ma
to me, brother. Mio adorato fratello? Mary! Oh, no! Cioè, ha azzannato la sorella? Hold on! Da dove ha preso pure quel fazzoletto? Non è mutante? Vabbè, tralasciamo queste cose, pensiamo alla Tosh. Serio? Mary! No! Mary! No! 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 Please, a moment, let me explain! Ci sono i soldati. Che tocca fare? Aiuto. Ok, forse inizia il gioco finalmente. Dobbiamo scappare. Don't shoot, però intanto ci ammazzano, dai. Corri. Io raga non so dove caspita dobbiamo arrivare. Vediamo un po'. Cioè ragazzi, io vado a caso perché seguo più o meno la strada, vi avverto. Intanto continuo a pensare che ha fatto. Ah, qui che roba, è un soldato? Macete. Oh, attenzione, un macete. Ok, i combattimenti sono tipo stile Lego Batman, questi giochi così. Attenzione, c'è un soldato. Per agganciare, vai. Oh, vabbè raga, i combattimenti sono molto basilari per adesso. Poi magari col passare del tempo migliorano. E qui che devo fare? Non devo salire, penso. Yes. Eccolo. Un altro. Ok, B si schiva. Ci hanno insegnato anche come schivare. Attenzione. Ma noi attacchiamo. Quale schivare. Olè. Ok, ho capito come cambiare il bersaglio. Però attenzione. Cioè guardate che combattimenti, raga. Col macete è abbastanza brutto, però. Perché siamo dei vampiri, cavolo. Tu ti aspetti di combattere con macete? Questo mi vuole sparare. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me! Stiamo bruciando sotto il sole, comincerà a capire che è un vampiro. Perché come avete visto ragazzi, dice sono confuso, non so che succede. Quindi penso che adesso sta capendo qualcosa. E anch'io appresso a lui adesso, tranquilli. Il sole mi sta bruciando al midollo. Hai visto quello lì? Credo di sì. Ma noi andiamo contro ragazzi, senza paura. Andiamo, ha preso. Dai, pam. Ok ragazzi, i combattimenti vi ripeto sono abbastanza semplici. E soprattutto ho letto che più combattiamo e più li vediamo forti, quindi è positiva la cosa. Siamo arrivati in una casa che sta barricando, non so per quale motivo, ma vediamo un po' che succede. The place seems abandoned. I should be safe enough here. Tu dici di essere al sicuro qui, ma soprattutto cosa devo fare? Devo restare ancora qui fino al crepuscolo. Quindi crepuscolo, se non sbaglio, fin quando viene notte più o meno. Dovrebbe essere una cosa così. Vediamo qui cosa ci fanno vedere. Un quadretto di una famigliola bella felice. E lui cosa sta pensando? Dove sono nascosti che mi serve il sangue? Oh, attenzione, un filmato. Altra cazzina. Ok, sta rivedendo la scena del morso. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Cioè, non ho capito nulla, raga, per adesso. Cioè, ha fatto cosa? Ma chi ha fatto cosa? Chi è questo qua? Oh, attenzione. Mo si risveglia sicuro, guarda. Te prego, dimmi di no, non voglio prendere in parte. Fatemi almeno finire il gameplay. L'1 e meno 5, lo so, leggi l'orologio. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fence it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him a knife. Praticamente ha sognato la scena in cui hanno rubato il suo orologio. Cioè non sto capendo molto raga. Comunque la grafica ragazzi c'è da dire che è davvero molto molto carino, eh? Nonostante pesi poco come gioco, quindi uno si aspetta non so chissà che grafica. Invece è molto molto carina. Allora c'è uno specchio mezzo rotto, vediamo che succede qui. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under Crown Stone. Ma che è un detective? Who goes there?
Who's there? Are you referring to me? Ok, qui è segnato quando qualcuno l'ha azzannato. A quanto pare l'ha portato a diventare un vampiro, giusto? Non lo so, raga, aiutatemi anche voi nei commenti. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. In cassetto c'erano gli scellini, che sono i money. Con la pistola, attenzione, dimmi che mi fa sbloccare la pistola. Ti prego, una siringa. Perfetto, raga, penso che ci siamo sbloccati una bella pistolona. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. 45 danno, vabbè, spero queste cose, ragazzi, le capiremo insieme un po' come funziona. Qui c'è ancora un fogliettino. Beh, ragazzi, ovviamente non me lo leggo, ora lo passo tutto perché chi vuole lo stoppa e se lo vede. Io di guardarmi il diario, poco mi interessa, signori. Allora, vediamo un po' sul lettino cosa c'è. Una piuma? Si riposa? Ah, ok, quindi penso che dorma fino alla sera. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Be it. Che vuole fare con sta pistola? Si vuole suicidare? Rational thinking only. No, io non lo sparo. Devo sparare per forza. Ma non c'è un'altra opzione. Vabbè, spariamo. Però ragazzi, essendo un vampiro, in teoria non dovrebbe morire però. Cioè, non vorrei dire cavolate. Ecco, questo era tanto l'intro al gioco. Ah, adesso è tutto chiaro. Papine. Quindi adesso penso che inizia il gioco vero e proprio. La prossima volta spara un paletto di legno, forse va meglio. Dice, ma come mai mi sono sparato e non sono morto? Te lo chiedi pure, sei un vampiro. Madonna, il sangue, ragazzi, però come è fatto maluccio, eh. Cioè, c'è tutto quel sangue e lui si sporca tanto le ditina. Ah, qui ci sono le abilità, l'evoluzione. Questa che roba è l'unica che possiamo fare. L'autofagia, prosciuga il tuo stesso sangue per curare, alistando un danno ma gravato normale. Come si sblocca? Raga, a me non so fare un che. Ah, eccolo qua. Spendi i punti. Quindi quando io ho problemi posso curare con me stesso, praticamente. Artigli, è ovvio gli artigli, raga. Gli artigli sono fighissimi. Attenzione, olè. Sbloccati anche gli artigli. E diamo la conferma. Ok ragazzi, siccome è appena iniziato il capitolo 1, direi che ci possiamo fermare qui per questo primo episodio. Magari se non mi parla sopra questo, mamma mia. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, a commentare il video se volete ancora questa serie, a condividere il video, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Il gioco è nuovo, la serie anche, fatemi sapere cosa ne pensate. Ce la metterò tutto per migliorare la qualità e tutto il resto. Mi raccomando, like, commento, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!